Ciao a tutti amici di extremeorder.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing del nuovo SteamStorm Reaper. Si tratta del nuovo mouse di casa Cooler Master, vediamo subito la confezione. Nella parte frontale abbiamo raffigurato il mouse e inferiormente troviamo il nome appunto Reaper del prodotto, seguito poi da alcune caratteristiche tecniche come ad esempio la presenza del sensore Avago ADNS 9800 da 8200 dpi. La confezione è caratterizzata da colori scuri spezzati dal viola e dal cromato che riprende le caratteristiche, diciamo, tecniche del mouse perché è realizzato parzialmente in alluminio. Abbiamo poi la presenza del, appunto, sensore Avago da 8200 dpi, presenza di 8 pulsanti regolabili e di inserti in metallo. Vediamo la parte posteriore, dove ci sono alcune altre caratteristiche tecniche. Nella parte superiore vediamo appunto raffigurato il mouse con le features principali, tra cui 8 pulsanti personalizzabili, l'ergonomia per destrorsi, lo scroll in metallo e la regolazione dei DPI. Nella parte invece inferiore sono indicate le features tecniche del mouse in italiano. Il font è veramente piccolo, quindi diciamo che andiamo a memoria e vediamo se riusciamo. Si può apprezzare tramite la videocamera, come vedete è veramente ridotto. Dunque, è presente il sensore Avago ADNS 8000, 9800, scusate, da 8200 dpi, 8 pulsanti regolabili, ultrapolling 1000 Hz. Abbiamo poi lo scroll ovviamente in metallo, possibilità di regolare i sensori, scusate, la risoluzione del sensore e poi 32 KB di memoria per profilo. Abbiamo detto tutto? Sì. Ok. Ah beh, manca ancora ovviamente il cavo intreccio e poi ci sono informazioni di peso. Lateralmente troviamo soltanto la compatibilità con i sistemi operativi, ma lasciano, diciamo, il tempo che trova, mentre nella parte sinistra della confezione non è riportato niente. Andiamo quindi ad aprire la confezione, a differenza del passato, come potete vedere, questa nuova confezione di Cooler Master si apre, diciamo, a slide e all'interno è contenuta la custodia del mouse stesso, il cofanetto, diciamo, in cartone. Apriamo un attimino. Ah, sì, prima di aprire la confezione conteneva un sigillo plastico che avvolgeva tutto quanto il mouse, soltanto che a noi ci è arrivato già praticamente aperto, cioè il sigillo era rotto, il blister era rotto, quindi abbiamo rimosso prima della review. Comunque troverete poi ovviamente il sigillo nella versione commerciale. All'interno della confezione troviamo un opuscolo introduttivo, eccolo qui, sì, per sostanzialmente le prime informazioni base sul mouse. Vediamo se nella parte inferiore della confezione c'è qualcos'altro. Ok, no, perfetto, c'è soltanto il mouse stesso che lo andiamo a rimuovere dalla confezione, ecco qui. Togliamo lo scotch che blocca la confezione. Ok, ecco il mouse. Ok. La prima caratteristica, diciamo, del mouse è sicuramente la forma, diversa dalle precedenti versioni del SteamStorm Sentinel, che era l'altro prodotto high-end di casa SteamStorm. Ma comunque possiamo osservare una certa continuità delle linee delle forme. Lo scroll, realizzato completamente in metallo, è, diciamo, un aspetto innovativo di questo prodotto. Totalmente in metallo, vediamo se è pieno anche dentro. Sì, se si riesce a apprezzare, come potete vedere, dovrebbe essere completamente pieno. E poi è caratterizzato da una texture superficiale dentellata per offrire un miglior grip. Si dovrebbe riuscire a vedere dalla videocamera. Il dorso, invece, presenta la placca in metallo, in alluminio col logo SteamStorm. È in metallo, fredda al tatto, ovviamente, il mouse è stato dalla confezione. Eccolo qui, questa placca si dovrebbe poter rimuovere per poi personalizzarla, comunque in generale è fissa. Il mouse è realizzato in plastica soft touch nelle altre parti, lateralmente e superiormente, come potete osservare è un per destrorsi, l'ergonomia è appunto per destrorsi. Troviamo due pulsanti per la regolazione di DPI, quindi per variare lo stepping del profilo su e giù. I tasti sono caratterizzati da uno scalino, da una freccia, diciamo, laterale per migliorare il feedback al tatto. La parte laterale a destra è semplice, mentre quella a sinistra ha i pulsanti. Nella parte inferiore non troviamo niente di particolare, ci sono i tre MOSFET in teflon e poi in basso un
un inserto in gomma che dovrebbe essere sostanzialmente, proviamo a toglierlo. Sì, ok, c'è soltanto una vite, non so se si vede, che serve probabilmente per rimuovere la placchetta. Ok, la parte laterale, la parte frontale presenta i due LED che si andranno ad accendere durante l'utilizzo, come quello che è poi presente sul dorso. Al centro ovviamente troviamo il sensore, il cavo intrecciato tessuto, e poi sul lato sinistro, scusate, il mouse, ci sono i tre pulsanti avanti e indietro, e in più il pulsante aggiuntivo che assume come funzione, diciamo, di base la regolazione del sensore. Potremmo quindi, diciamo, usarlo come tasto per prendere mira. Il tasto ha un feedback un po' strano. Vediamo un attimino. Sembra far due scatti, ma in realtà è un tasto normale. Probabilmente boh, è un attimino così, vedremo poi meglio durante il corso della recensione. Ovviamente il cavo intrecciato di tessuto con connettore placcato oro. E basta, diciamo che abbiamo detto tutto quanto per adesso. Ecco qua di nuovo il sensore Avago ADNS 9800. Nel corso dei prossimi giorni vedremo poi sul nostro portale wxtremeworld.com la recensione completa di questo mouse, sia per quanto riguarda le impressioni d'uso, sia per quanto riguarda il software che lo caratterizza. Troverai maggiori informazioni riguardo al pulsante laterale e alle altre feature del mouse. Quindi continuate a seguirci, un saluto da parte dello staff.